Bene, salve, io sono Giovanni Messina e bentornati sul corso, su questa chiacchierata, definiamolo così, in ambito di architettura riguardo Unreal Engine 4. Beh, arrivati a questa parte, diciamo, della nostra chiacchierata, voglio parlarvi di come realizzare un asset intelligente. Abbiamo visto e abbiamo parlato prima per quanto riguarda la porta e come poter animare la stessa attraverso il sequencer, no? Che è lo stesso modo di animarla poi attraverso il matinee, sostanzialmente, quindi di come aprire e chiudere la porta. Adesso vediamo come poter costruire un asset funzionale, intelligente, in modo da poter essere facilmente migrato verso altri progetti, in modo da non dover fare null'altro praticamente, perché il tutto è scritto all'interno della nostra programmazione blueprint. Lo faremo attraverso il comando della timeline, al quale associeremo poi una rotazione attraverso l'asse delle Z, appunto. Andiamo nella nostra cartella delle porte interne, creiamo magari una nuova cartella, la chiamiamo Blueprints, ok? All'interno della cartella Blueprints andremo a creare una Blueprint class di tipo Actor, la chiameremo Open Close door underscore bp. Ok, andiamo ad aprire il nostro bravo blueprint. Adesso ce lo spostiamo per fare in modo da poter traslare all'interno di questa interfaccia alcuni elementi che ci servono. E quali sono gli elementi che ci servono? Ci servono la porta interna e il telaio fisso. Lo selezioniamo qui all'interno del content browser e le trasliamo in questa posizione. Adesso ci aggiustiamo un poco la nostra porta, che deve arrivare in questa posizione. Diciamo che può andare bene, e adesso aggiungiamo un box di tipo collision. Ok? Il nostro box è questo qua, lo selezioniamo. Facciamo in modo che sia più funzionale per le nostre esigenze. Facciamo così e lasciamo un po' di spazio per poter poi fermarsi all'interno della nostra area stessa. Facciamo in questo modo. Perfetto. Adesso mettiamoci a livello di Event Graph. Possiamo cancellare i nodi che non ci interessano. Possiamo selezionare i box e iniziare a richiamare due funzioni. Nel momento in cui entro all'interno del box e nel momento in cui io esco fuori dal mio box, ok? Queste sono le due funzioni da richiamare. Adesso allunghiamo il pin exec qui, rilasciamo e digitiamo add timeline, ok? Questa timeline la chiameremo Open Close Door, per esempio. Adesso andiamo ad agire su questa funzione di chiamata, Open Close Door. Creiamo una variabile tipo float qui e chiamiamo rotazione porta, ad esempio. Adesso se compilo e andiamo a vedere il nostro event graph, vedete che è stato aggiunto ad open close door, alla mia timeline, un altro parametro che è rotazione porta. Bene, torniamo nella nostra timeline. Adesso bisogna fare una considerazione. Torniamo nella viewport, selezioniamo la porta interna. Mettiamoci su Move. Allora, che succede? Adesso noi dobbiamo creare una rotazione attraverso la timeline, che nient'altro è che una disposizione secondo due assi X, Y, attraverso il tempo e attraverso i parametri, attraverso una lunghezza che può essere determinata dal tipo di
di variabile, dobbiamo determinare appunto la rotazione da dover far compiere, in questo caso la rotazione alla nostra porta. Dobbiamo prendere subito in considerazione che quando l'asse, chiamiamolo X, è orientato positivamente, quindi è disposto, diciamo, verso destra, come in questo caso, ovviamente per far ruotare la porta e voglio una rotazione di questo tipo, devo fare in modo che questa porta si fermi a meno 90. Vedete che 90 è qui, però abbiamo detto che quando vai indietro, meno 90, in questo caso è meno 90, perché noi andremo a girare la porta e ad aprirla in quella posizione. Quindi è molto importante capire soltanto, onde evitare di fare diverse prove, qual è appunto il meccanismo per cui, come lavora, diciamo, la timeline stessa. Vabbè, mettiamoci ancora a livello di timeline e creiamo, facendo destro clic, aggiungiamo una chiave. Questa chiave, una volta aggiunta, diamo un valore di 0 come time, cioè mi trovo all'inizio, e do un valore che rimango 0. Ok? Settiamo la lunghezza dell'animazione complessiva a 1,5, diciamo un secondo e mezzo, e mettiamoci intorno al secondo e creiamo un nuovo frame. Questo qua io lo porto ad un secondo e valore lo porto a esattamente meno 90. Voglio che la mia porta si apri in questo modo, cioè vada a ruotare di 90 gradi verso il negativo. Posso selezionare le due chiavi ed attivare l'auto come l'interpolazione delle chiavi. In questo caso posso compilare e posso tornare nel mio event graph. A questo punto trascino rotazione porta e vado semplicemente a richiamare la funzione make rotator, che non si trova palesemente sull'asse delle X, quindi sganciamo. Per sganciare basta tenere premuto Alt da tastiera e cliccare col tasto sinistro, quindi associamolo al parametro Z. A questo punto dobbiamo settare attraverso quest'altro pin set relative rotation porta interna, però eccola qui. Posso anche richiamare semplicemente il parametro set relative rotation e poi traslare il mio pin qui sopra, è la stessa cosa, insomma. L'importante è che si capisce che stiamo parlando della porta interna, perché non voglio far ruotare di sicuro il telaio fisso, ma la porta interna. La funzione update va collegata alla mia set, alla funzione set relative rotation, e qui nella parte di quando noi usciremo dalla nostra shape, dal nostro box collision, voglio che la mia animazione venga ripresa dalla fine, e quindi diciamo si usa il comando reverse from end, cioè si va a chiudere. Vediamo che cosa è successo. Se mi metto in questa posizione, vado nella mia blueprint, me la traslo, la ruoto in questo modo, me la vado, scusate, me la vado ad adattare al mio spazio, ovviamente in questo caso, vediamo un poco che cosa è successo. Se mi metto su play, quando mi avvicino alla mia porta, vedete? Questa porta, ovviamente, per come l'ho costruita io, almeno che non voglia farla girare in questo modo, deve essere collocata in questa posizione, perché voglio che si apra dall'altro lato. Quindi entro nel box, la mia porta si apre, entro, la mia porta si chiude, la mia porta si apre, la mia porta si chiude. Beh, questo è quanto
per quanto riguarda l'animazione della porta a livello di timeline, a livello di blueprint, adesso noi questo oggetto è facile capire che è possibile esportarlo in un qualsiasi altro progetto attraverso il comando migrate, senza avere nessun tipo di problema di sorta. Beh, qualora, come dico sempre, vi sia piaciuta questa lezione per quanto riguarda la creazione di un asset di tipo porta architettonico all'interno di UE4, come sempre vi dico, lasciate un mi piace ed iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima chiacchierata su Unreal Engine 4.